Grazie a tutti per questo invito, saluto davvero con affetto, mi consenta, il cardinale Bassetti e così tutti i presenti. Mi sento un po' in casa perché sono tutti amici con cui abbiamo una consuetudine di lavoro e quotidiano, perché i problemi sono tanti, l'immigrazione è un problema certamente strutturale che necessita anche di un buon governo delle varie situazioni, perché bisogna considerare che la pandemia certamente ha influito anche sui numeri che oggi notiamo aumentati rispetto all'anno scorso, ma io penso sempre che da una parte abbiamo i numeri aumentati perché chi è senza speranza nel proprio paese cerca di trovare una vita dignitosa altrove, per se stessi, per la propria famiglia, per i propri figli, mettendo anche a rischio anche bambini piccoli, purtroppo l'abbiamo visto negli ultimi mesi. Dall'altra parte c'è un fenomeno che non possiamo sottacere, che è quello del traffico di esseri umani e delle organizzazioni criminali che vanno assolutamente perseguite. Su questo argomento quindi si insinua quello che è il concetto di una migrazione legale e dei corridoi che certamente vanno incrementati. Noi proprio da ultimo abbiamo stipulato un accordo proprio con Sant'Egidio, con la Chiesa Valdese, con la Caritas, proprio per portare avanti un corridoio, per rinnovare quelli che erano impegni già presi negli anni precedenti e che stiamo portando avanti anche con altri numeri, anche dalla Libia, e quindi credo che questo sia un sistema importante da considerare. C'è da dire che è vero che chi viene in Italia, noi, ognuno che viene sul nostro territorio, esistono diritti e doveri. Allora quello che io dico è che tante volte purtroppo si pensa ai diritti e non si pensa invece anche ai doveri di quelli che vengono sui nostri territori e che devono rispettare anche le nostre regole. Qua si insinua un altro argomento che è quello della integrazione. Allora io proprio, scusate, mi tolgo la mascherina perché fa un po' caldo e d'altra parte siamo distanziati. Allora io vorrei dire che proprio al Viminale noi stiamo portando avanti con il professor Naso e così tanti altri esperti quello che il tavolo, un tavolo di lavoro, proprio una consulta del ministro, ma che serve proprio per introdurre dei principi di condivisione di quelli che sono degli aspetti della nostra cultura, e l'integrazione è proprio questa. Quando noi parliamo di integrazione ai giovani di seconda generazione, non vi nascondo che questi ragazzi, avendo avuto proprio un incontro di questo tipo, un World Café facemmo una volta con 40 ragazzi di nuova generazione, loro si sentirono quasi offesi che noi usassimo questa parola integrazione, se lo ricorderà il professor Naso, perché loro parlano sempre di interazione, perché loro si sentono, soprattutto quelli ragazzi che hanno studiato, quindi che hanno, diciamo, hanno percorso una parte della loro vita sul nostro territorio, ritengono che di essere anche
aventi, cioè ritengono che i loro diritti non vengono rispettati completamente da parte delle istituzioni, cosa che non è. Quindi concetto diritti e doveri viaggiano di pari passo e la nostra attenzione deve essere proprio quella. E allora vorrei anche dire che a proposito di quello che è un argomento che purtroppo io ogni giorno c'è un dossier che ho sul tavolo vivo, perché è il dossier del nuovo patto migrazione e asilo, quindi colgo l'occasione qui perché si parla anche di Europa, un'Europa che ancora non ci vede completamente sulla stessa linea con gli altri paesi, però il nostro dialogo non può che essere necessariamente un dialogo costruttivo, un dialogo costruttivo nel senso che dobbiamo far comprendere quelle che sono le nostre ragioni, vale a dire che noi che siamo paesi di primo approdo, e parlo dell'Italia, parlo di Malta, parlo di Cipro, Grecia, Spagna, abbiamo costituito ci chiamiamo adesso una specie di unione di stati per essere più forti in Europa, in modo da fare delle richieste comuni, da una parte Visegrad, dall'altra parte i paesi Med 5. Il senso è questo, di dire quali sono le difficoltà che noi come paesi troviamo, e quello che secondo noi non va nel patto asilo, che praticamente il consegnare il problema soltanto ai paesi di primo approdo, perché parte la suddivisione laddove si ha un grado di percentuale di accoglienza di domanda di asilo superiore al 20%, poi considerate che l'anno scorso sono arrivati in Italia 34.000 persone, di cui 29.000 dalla Tunisia, quindi paese dichiarato sicuro e quindi non aventi titolo alla protezione alla protezione internazionale. Quindi detto questo, è difficile pensare che poi, quando abbiamo questi numeri così grandi, l'Europa si tira fuori da quello che è il principio di solidarietà e principio di responsabilità, perché io quello che dico sempre sono due principi che non possono viaggiare disgiunti: solidarietà e responsabilità. Quindi è necessario fare che cosa? La linea che io sto portando avanti in Europa è quello di fare dei partenariati robusti con i paesi terzi, perché da che cosa dobbiamo partire? Dobbiamo partire dal presupposto che questi paesi, lo dicevo poc'anzi, proprio anche a causa della pandemia, hanno avuto un crollo della loro economia, hanno avuto anche, parliamo di Libia, parliamo di Tunisia, hanno avuto anche problemi di carattere economico, finanziario, per cui anche la Tunisia ha dei gravissimi problemi, anche con, nonostante che sia stato già l'anno scorso è andato in Tunisia dopo Ferragosto, 17 di agosto, perché loro facessero dei progetti che potevano essere anche finanziati dall'Unione Europea, ma i progetti non sono stati fatti perché evidentemente non hanno neanche le strutture idonee per portare avanti un certo tipo di discorso. E allora quello che noi stiamo portando avanti è di fare dei progetti di partenariato forte, anche supportandoli nella predisposizione dei progetti, perché è ovvio che se l'Europa dà delle risorse deve anche vedere poi come vengono utilizzate, come vengono spese. Quindi d'altra parte vorrei dire che anche andando in Libia, sono andata un mesetto fa, dove c'è un nuovo governo a cui noi dobbiamo dare sostegno, perché è un paese che vuole risollevarsi, e anche cosa ci hanno detto a noi? Dice: noi siamo un paese di transito, perché i migranti che arrivano poi sulle nostre coste passano dalla Libia venendo dal sud, quindi come vedete è un problema generale che riguarda i paesi terzi, su cui c'è necessità
di un piano generale da parte dell'Europa, e di questo secondo me bisogna necessariamente tenerne conto. Quando poi io leggo su qualche giornale allora vuol dire che poi volete dare le risorse perché per bloccare l'immigrazione, non è, il senso è completamente diverso. Il senso è fare dei progetti per quei paesi che possano aiutare a risollevare l'economia di quei paesi, e ovviamente poi ci sta conseguentemente ci sta un effetto di ricaduta anche sui flussi migratori, perché chi può avere una possibilità di vita dignitosa nel proprio paese non credo che decida di prendere un barcone rischiando la vita, come abbiamo visto. Quindi io vorrei anche dire che su questa linea noi abbiamo trovato una condivisione da parte dei paesi europei, e quindi certamente si parlerà di questo, anzi il Presidente Draghi ha chiesto che fosse messo all'ordine del giorno del Consiglio europeo che si terrà a fine mese, e già questo mi pare un molto importante, sperando che poi ci sia anche dei risultati. Ripeto, io quando sono andata a Lussemburgo la scorsa settimana proprio per un consiglio GAI, abbiamo trovato molta condivisione, molta partecipazione su questo tipo di impostazione dell'Italia. Vorrei dire poi che secondo me altro punto nodale potrebbe essere quello che stiamo verificando, e secondo me arriveremo davvero ad avere dei numeri più ampi, anche quelli che sono i flussi, il decreto flussi che viene fatto regolarmente, che è stato fatto negli anni passati per 30.000 unità. Vi dico che 30.000 unità con un click di 2 ore, che già sono esauriti le possibilità di venire per via legale. Allora bisogna considerare anche dei numeri più grandi, perché certamente secondo delle professionalità che possono anche servire a noi. Allora io penso per esempio ai tunisini che vengono qui, facciamo un permesso di soggiorno per 6 mesi quando vengono a lavorare nei campi, sapendo chi sono con nome, cognome, indirizzo, e poi ritornano, almeno sai chi sono, e poi li fai ritornare indietro, perché non è che se hanno una possibilità di impiego per un tempo anche limitato. Il decreto flussi anche a quello, cioè prendersi quelle che sono le professionalità che servono per gestire determinate. Bisogna avere una visione ampia per gestire un problema che sicuramente è complesso, ed è un problema che ha tante sensibilità diverse sul territorio, e quindi affrontare tutto questo con la pacatezza e nello stesso tempo con la determinazione di chi vuole ha davanti a sé un progetto, perché l'idea c'è, che questa, che le linee sono quelle che io vi ho detto, secondo me unitamente ai corridoi umanitari che certamente ci hanno chiesto adesso di riprendere un nuovo protocollo, e su questo noi siamo anche d'accordo, perché ritengo che in linea proprio con quello che aveva detto anche Papa Francesco sul valore dello strumento del corridoio umanitario, secondo me è davvero importante, ed è uno strumento proprio di protezione di persone in fuga da situazioni di conflitto, di persecuzione, che garantisce quindi anche a queste persone, dopo un'attenta verifica da parte di chi poi se li prende in carico, perché questo poi è un po' il concetto, perché le organizzazioni che sono qui presenti e che ho citato prima, che prendono in carico quindi determinate persone quando arrivano sul territorio nazionale, mettono a riparo queste persone da pericolosi viaggi in mare che sono offerti da trafficanti di esseri umani. Ecco, questo è un mercato che va assolutamente combattuto, e noi possiamo combatterlo dalla parte nostra, sicuramente lo facciamo, però
io credo che gli accordi con i paesi, per questo io sto andando un poco negli altri paesi, proprio per far comprendere come, però come è necessario muoversi in un certo modo, però certo devi pensare, avere un quadro generale, una visione la devi avere di quello che è il sistema dell'immigrazione, perché parlare, diciamo, così in via generale, intendo, diciamo, creando anche situazioni di allarme che tante volte non esistono, e allora questo può creare anche problemi di tipo diverso. Quindi devo dire che bisogna governare il problema dell'immigrazione, e vorrei condividere con voi un ultimo spunto di riflessione relativo anche all'importanza di informare in maniera corretta l'opinione pubblica. Lo dico al giornalista qui presente, perché è necessario superare i pregiudizi, questo sicuramente, e anche comprendere il fenomeno della migrazione, e i mezzi di comunicazione questo hanno anche una grande responsabilità, certamente non è una responsabilità esclusiva, ma è una responsabilità che fa un po', che viene in capo a tutti noi, cioè a tutti coloro che hanno una responsabilità nel mondo delle istituzioni, nel mondo della carta stampata, perché insieme noi possiamo lavorare e lanciare anche dei messaggi che sono messaggi più corretti, che corrispondono all'effettiva realtà che stiamo vivendo. Quindi io penso che, riprendendo le parole anche del Santo Padre, che occorra rifuggire dalla cultura dello scarto e da atteggiamenti di difesa, di paura, perché bisogna abbracciare certamente la cultura dell'incontro, perché soltanto guardando con animo pacato, razionale, a un fenomeno complesso come quello dell'immigrazione, è possibile elaborare una politica più efficace, più in linea coi tempi, perché non dimentichiamo che un tempo eravamo noi che migravamo fuori e ci hanno accolto, e allora bisogna che questo sia visto in una visione generale, al di fuori di quello che sono i principi di propaganda o quant'altro. Cioè, il problema va affrontato, esiste, va affrontato e va gestito in modo, diciamo, pacato, certamente, dico io, andando contro quelli che sono i trafficanti degli esseri umani, perché poi chi perde la vita lo perde anche ad opera di questa gente che vuole guadagnare sulla vita umana. Ecco, questo è un po' la visione che io ho come dell'immigrazione, e come, ed è quello che sto facendo come ministro dell'Interno, e mi piaceva, ho colto l'occasione, perché è importante in un consesso così, che certamente trovo persone che hanno la stessa sensibilità, e quindi è importante che ci diciamo quali cose come sono, e le cose sono quelle che noi stiamo facendo. Grazie.